Del Piero, gran botta, palo! Ma che La suggerirò per il ruolo di Capò. Chiudi quella porta lì, per favore, va là. Radio Gorizia 1. Please visit the website. Parliamo oggi di un sito molto particolare che ho trovato molto curioso e forse unico nel suo genere, almeno per quanto riguarda il panorama italiano, è fatal.it. Per parlarne abbiamo collegato telefonicamente con noi il coordinatore di questo progetto, Domenico Di Giorgio. Buongiorno Domenico. Buongiorno. Allora Domenico, ci spiega in breve in cosa consiste questo progetto che abbiamo ricordato prima. Cerca di unire vari aspetti, diciamo pure dell'arte, per proporre agli internauti, quindi ai visitatori del sito, un prodotto fruibile proprio sul sito, quindi su internet. Sì, in pratica il progetto di Fatal nasce come ipotesi, diciamo così, di serial per il web. Avevamo per le mani un gioco di carte che si chiama proprio Fatal, con una bella ambientazione tecnofantasy. Abbiamo deciso di provare a sviluppare i personaggi e la storia che c'era dietro questo gioco di carte in una storia vera e propria, cioè in una serie di racconti. Però abbiamo deciso di fare qualcosa che fosse specificamente fatto per il web, quindi raccontare una storia non soltanto tramite la narrazione, ma anche tramite la musica, i video, le fotografie e tutte le altre cose che sono normalmente fruibili attraverso la rete. Da quanto tempo siete online più o meno? Il progetto è partito l'estate scorsa e è iniziata la serie di puntate alla fine del 2007. Siamo arrivati grosso modo alla 12ª puntata. Esce una puntata ogni settimana con il breve racconto di 2-3 mila battute che porta avanti la storia, e poi ogni settimana l'uscita di qualche materiale. Questa settimana è uscito un pezzo di un gruppo pop italiano, e non voglio che Clara, che è accoppiato a un enigma da risolvere. Benissimo, e invece per quanto riguarda il riscontro che avete avuto da parte degli utenti? Abbiamo avuto adesso nelle ultime settimane una crescita del sito grazie alle segnalazioni che cominciano ad arrivare su siti fuori dal nostro settore. Noi siamo di matrice ludica, cioè il gruppo, certo, di creativi che è partito a lavorare su Fatal viene dalla Da Vinci Games, quindi siamo del settore dei giochi da tavolo, diciamo così. I creativi che partecipano sono invece di parecchie aree diverse, appunto musica, illustrazione, fotografia. Adesso che abbiamo cominciato ad avere segnalazioni fuori dal nostro settore, su punto informatico per esempio la scorsa settimana, abbiamo cominciato a vedere buoni riscontri anche fuori dal nostro ambiente. Chi può contribuire, chi può partecipare appunto a Fatal.it? Chiunque sia interessato deve soltanto contattarci e proporre una via di collaborazione. Noi praticamente ai creativi interessati forniamo eventualmente il pezzetto di trama che dovrebbero raccontare con la loro opera, e poi ci coordiniamo per metterla online insieme con tutti ovviamente i riferimenti e i link del caso. Abbiamo già qualche collaboratore esterno oltre a quelli che avevamo nel nostro staff, e è arrivato proprio in questa maniera: ha visto il sito, gli è piaciuto il progetto, ci ha contattato e abbiamo iniziato a collaborare. Di quante persone è composto il vostro staff attualmente? È lo staff allargato che ha sviluppato tutta la storia, di diverse decine di persone. Il nucleo centrale, quello che si chiama le Fatalist, è una dozzina di persone, che è quella che ha sviluppato i personaggi e la trama generale, la trama del primo ciclo di narrazione che finirà fra un anno circa. Sicuramente quindi un bel impegno in un filone, quello del fantasy, che in Italia ormai da qualche anno è abbastanza, tira abbastanza. Sì, noi ci siamo spostati in realtà sulla parte che è meno battuta, cioè il nostro non è un fantasy vero e proprio. Noi siamo molto più diciamo pop e fantascientifici. La caratteristica principale di Fatal è che non si tratta del fantasy di matrice tolkieniana con gli orchi e i goblin, ma piuttosto di un esperimento che c'è dentro molta, diciamo così, metaletteratura con citazioni di canzoni e canzoni attuali, musica pop, musica new wave. Nel numero della prossima, credo fra 2 settimane, dovrebbe esserci la citazione di un gruppo molto molto recente, non so se è familiare, il Teatro degli Orrori. Abbiamo tutta una serie di giochi di parole, di creazioni che nascono proprio dalla cultura pop, che è una cosa che in Italia purtroppo è davvero poco battuta. L'Inghilterra è riuscita, con scrittori come, non so, Jonathan Coni, Corby, a trasformare il pop in letteratura, noi un po' meno.
ci riuscirete, sono sicuro che ci riuscirete. Io ricordo dunque ai nostri ascoltatori l'indirizzo al quale potete visitare il sito, che è www.fatal.it, e con questo ringrazio per la disponibilità Domenico Di Giorgio, coordinatore di questo progetto. Grazie, grazie, a presto.